vostra fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Al termine di questo anno liturgico, celebrando i primati di Cristo e del suo Vangelo, invochiamo il suo perdono per tutte le nostre infedeltà. Signore, primo e ultimo, giorno senza tramonto, abbi pietà di noi. Signore, Cristo, figlio dell'uomo, sovrano dei re della terra, abbi pietà di noi. Signore, testimone fedele e giudice della storia, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio Redentore.
la progenie e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. E cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Parola del Signore. Gloria a te. Se la vita di verità non si fonda sul potere temporale,
E la risposta gli ha dato di lato a Gesù. Gli ha dato a Gesù stesso. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, si siede alla destra del Padre, e di nuovo pregare la gloria ai miei uomini, e il suo regno non avrà fine. Credo che lo Spirito Santo, che il Signore è della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, la Santa, Cattolica e Apostolica, professo solo dal Vescovo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole che lavoriamo per il bene del mondo e dell'umanità, invitandoci a credere nel nostro destino, non è quello, ma nel suo regno che viene, di cui Cristo Gesù è per sempre nostro re e Signore. Preghiamo insieme, diciamo:
aumento Dio la nostra fede.
Padre onnipotente. Accetto, Padre, il nostro sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli viva e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Egli, sacrificando se stesso in immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione, assoggettando la sua potere a tutti i peccatori, offrì alla tua maestà divina il regno eterno di Cristo. Regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi unite agli angeli e agli arcangeli, ai doni e alle illuminazioni, e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo l'inno della tua dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete lei. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e la
Santo di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo cuore.
Preghiamo il Signore. O Dio nostro Padre, che c'è un tipo di pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo per l'universo, per vivere senza fine con lui nel suo regno glorioso, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ieri, nel contesto del convegno celebrativo del 50° anniversario della istituzione apostolica di Paolo VI, con la quale questo centro vittoriano fu 50 anni fa appunto elevato alla dignità di basilica pontificia, convegno al quale hanno partecipato tutte le nostre funzionanti oggi, il padre Lorenzo Russo, sottosegretario della congregazione per Chiesa orientale, il padre Villasante della Sapelle, membro del Pontificio Consiglio di Comunità Cristiana, come al quale ha partecipato il cardinale Angelo Giovanni Becio, il profeta della congregazione della causa di Santa, e il Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'amministrazione della Santa Sede. Ebbene, il Monsignor Becio ha detto un messaggio. È un grande dono che noi abbiamo ricevuto e che vogliamo partecipare anche a voi in questo momento, che stiamo in piedi e ascoltiamo il messaggio di stasera. Al caro fratello Monsignor Francesco Cappucci, arcivescovo di Tarento, delegato dell'ufficio della Basilica di San Nicola. Sono trascorsi 50 anni da quando il mio predecessore San Paolo VI elevò la Basilica di San Nicola di Bari a Basilica Pontificia, attribuendo l'ufficio di delegato pontificio all'arcivescovo Cornelio dell'Italia. Questa importante ricorrenza è un motivo di gioia per l'arcidiocesi, per la città e la regione Puglia, per l'ordine dei predicatori che custodisce il Sacro Tempio, come pure per l'intera cattolicità, poiché questo luogo di fede, di preghiera, di incontro e di dialogo ha favorito il movimento ecumenico. In questi anni la Basilica Nicolaiana, così singolarmente legata alla Santa Sede, ha saputo ben mantenere la sua specifica vocazione finalizzata da impulso al cammino di unità dei cristiani. Ciò è stato facilitato dalla sincera devozione al Santo Vescovo di Pira, dei fedeli di Oriente e d'Occidente. Il mio pensiero va a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno opera alla comunità liturgica, pastorale, culturale e soprattutto ecumenica, i cui frutti ho potuto constatare personalmente nella mia recente visita in occasione dell'incontro di preghiera e di riflessione con i capi delle chiese presenti nel Medio Oriente. Incoraggio quanti si adoperano con diverse responsabilità nella conduzione pastorale di questa storica e insigne basilica a proseguire il loro servizio con spirito di collaborazione e con un rinnovato ardore apostolico, aiutando i pellegrini e la gente che la frequenta e guarda ad essa con fiducia a riscoprirne l'importanza spirituale. Si tratta di favorire dei fedeli il percorso di un'assidua ricerca di Dio, alimentata dall'intensa pietà e dall'insaziata nostalgia della contemplazione. La preghiera ha una straordinaria forza evangelizzante ed è necessaria per il raggiungimento della piena comunione tra i cristiani. Auspico che la significativa ricorrenza cinquantenaria sia un esempio di un rinnovato interesse per lo studio delle vicende storiche della Basilica Pontificia, della figura di San Nicola, come anche della teologia ecumenica. La riflessione scientifica, accompagnata dalle programmate manifestazioni culturali,
Immacolata Concezione della Vergine Maria e di San Nicola, di cuore e di mano, la benedizione apostolica a lei e all'intera comunità diocesana, al cardinale Marco Lorenzo, che presiede il Regno Comunitario, ai padri comunitari, ai promotori e attori del convento e a quanti prendono parte alle cerimonie educative. Dal Vaticano, dal 24 novembre del 2018, Francesco Sotto Pellice. Ringraziamo Dio per questo dono e anche per la benedizione apostolica ricevuta dal Santo Padre. Non vi ricordo che il 28 novembre ci sarà l'ultimo pellegrinaggio del primo vicariato qui in Basilica, nel luogo nuovo mercoledì maggiore in preparazione alla festa liturgica di San Nicola del 6 dicembre. Il pellegrinaggio sarà guidato da Don Antonio Tanto, parroco della parrocchia del Redentore qui in Bari. E poi ricordo che il 3 inizia il primo in preparazione alla festa del Santo e che sarà dedicato alla sua eccellenza reverendissima Antonio Spagnoli, vescovo di Monte. Intimati tra l'altro alla Santa Sovrintendenza. Il Dio di ogni consolazione disponga della sua pace i nostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Amen. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Amen. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate aggiungere la gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio, di mente, Padre,